Siamo con Loretta Ricotta per l'inaugurazione del suo centro estetico, già presente sul territorio. Sappiamo che da 3 anni a questa parte si è specializzata per il centro estetico oncologico. Vuole spiegarci come mai ha preso questa decisione? Che cosa l'ha spinta, ecco, ad aprire il centro estetico? Allora, sì, l'istituto, praticamente il centro estetico è esistente da 29 anni. Questa competenza per lavorare con l'estetica oncologica sono 3 anni che sono estetista a Pio. Una competenza presa all'IEO con dei docenti del professor Bionisi. Questo mi ha spinto ovviamente ad avvicinarmi a questo mondo, diciamo per aver avuto direttamente una cosa personale, ecco, che è molto stretta, un parente molto stretto. E vedere queste persone durante queste terapie sofferenti hanno bisogno di coccole, quindi il mio intento è quello di dare una qualità di vita a 360 gradi con delle coccole. Diciamo, portare un po' di sollievo nella vita di queste persone che Sì, stanno anche a livello soffrendo. psicologico, sì, molto. Poi ci sono dei trattamenti ben specifici, tipo dei massaggi proprio specifici, perché ovviamente per fare dei massaggi durante la chemioterapia e durante la radioterapia bisogna essere comunque professionali, non è che lo può fare un estetista normale, ci sono delle competenze ben diverse, come dei trattamenti anche viso, mani, piedi, idem la stessa cosa, c'è cioè una competenza ben specifica, come anche faccio anche la dermopigmentazione, che sarebbe sia delle sopracciglia che la ricostruzione anche dell'areola.